La Giorgio Tesi Group esce sconfitta dal palazzetto dello Sport di Roma perdendo 70-63 contro i padroni di casa della CEA. Una partita iniziata non sotto la miglior luce per la squadra di Moretti, costretta a fare a meno di Cinciarini bloccato da un infortunio al polpaccio, è scesa nella capitale con un Landon Milbur non al 100%. Dal Monte invece, in sovrannumero di stranieri, sceglie di mandare in tribuna il centro Jordan Morgan per far spazio al neo arrivato Ramel Curry. Il primo tempo è caratterizzato dalle basse percentuali al tiro di entrambe le squadre. Manima armate per Pistoia, che mette il primo canestro a meno 3 minuti dalla fine del primo quarto e va all'intervallo lungo sotto di 13, avendo tirato con un non invidiabile 9 su 32 dal campo. Merito anche della difesa capitolina, aggressiva e concentrata fin dalla palla a due, fatta di raddoppi continui, che limita al minimo le penetrazioni ospiti, costringendo Filloi e compagni a prendersi i tiri dalla media e lunga distanza. A complicare le cose arriva anche il quarto fallo di Daniele Magro, che non ripete la strabiliante prova difensiva offerta contro Trento. Il più 13 con cui ha chiuso il primo tempo va però paradossalmente stretto alla Virtus Roma, che ha commesso errori grossolani in chiusura di secondo quarto. Dovuto forse ad una strigliata in spogliatoio di Coach Dalmonte, la Scea inizia il terzo quarto con il coltello fra i denti. Piazza un parziale di 7-0 e tocca il massimo vantaggio sul 40-20. Che però, invece di uccidere la Giorgio Tesi Group, la sveglia. Complice anche un rilassamento mentale da parte di Roma, Pistoia torna a farsi pericolosamente sotto. A suonare la carica è come sempre capitano Ariel Filloi, che mette 7 punti consecutivi oltre a guidare a parole e fatti la difesa pistoiese, che limita Roma al tiro concedendo a capitolini solamente giochi in post basso e propiziando anche recuperi che innescano contropiedi. Due triple consecutive di Amoroso e Gilbert Brown completano quasi la rimonta, portando gli ospiti a meno due. Poi ci pensa Stipcevic, il play croato. Si dimostra ancora una volta il giocatore più in forma della Cea, nonché quello a cui affidarsi nei momenti difficili della sfida. Mette una tripla insensata su una gamba sola e poi due tiri liberi che di fatto consegnano a Roma il più 7 che si protrarrà fino alla fine. Miglior realizzatore della Giorgio Tesi Gruppo è Filloi con 16 punti. Buona anche la prestazione di Brown che chiude il fatturato a 15 punti. Per i Capitolini oltre a Stipcevic prestazione il Celsa del solito Bobby Jones, 17 punti e 6 assist. Pistoia, pur perdendo, mantiene a proprio favore lo scontro diretto. A mitigare l'amaro della sconfitta, è una prova di forza mentale da parte degli uomini di Moretti, capaci di rientrare da un meno 20 che avrebbe potuto chiudere la contesa già da inizio terzo quarto. Vista la contemporanea sconfitta di Cantù e Cremona, anch'esse a quota 20 in classifica, la corsa per l'ultimo treno playoff disponibile è ancora apertissima.